Terza e ultima parte di Studio Robur, facciamo ci togliamo un attimo dall'argomento proprio strettamente riferito al Siena e andiamo a vedere alcuni risultati che sono arrivati anche dalle altre categorie, però partiamo dalle retrocesse, dalla Serie C e dal playout che si dovrà disputare il prossimo fine settimana, le retrocesse, cioè, o meglio c'è una sola retrocessa, il Fano. Nel girone B, che è stato l'unico girone più o meno sano, perché insomma, ha chiuso a 20 squadre con una retrocessa e una tramite playout, e poi proprio Cienza e Matera che vengono considerate come retrocesse ultimo posto, ma in realtà sono state radiate. E poi i playout sono rimasti del girone A: Lucchese Cuneo, si giocherà andata e ritorno 18-25 maggio, Paganese Bisceglie, il girone Sud, e Virtus Verona Rimini. Il giorno dopo, cioè 19-26 maggio, andata e ritorno, in caso di parità, per esempio due pareggi, passa la squadra che in questo momento è in trasferta, quindi Cuneo, Bisceglie e Rimini sono posizionate meglio. Lucchese Cuneo e Paganese Bisceglie, le vincenti faranno un altro playout e solo una a quel punto si salverà. Quindi questo è il quadro dei playout. Guardiamo invece la situazione delle promosse dalla Serie D e le retrocesse dalla Serie B. Anche qui ci sono asterischi nella parte bassa, perché al momento Foggia, Padova, Carpi e Palermo sono considerate in Serie B, ma insomma, ci sono due pendenze su Foggia e Palermo, una situazione che ha creato il caos in Serie B perché. Brevemente, riassumendo, il Palermo è stata retrocessa all'ultimo posto dal primo grado della giustizia sportiva, però che è successo? Il Palermo ha fatto ricorso in appello, aspettava il ricorso, invece il consiglio della Serie B, il consiglio della Serie B ha deciso, con personaggi dentro con un piccolissimo conflitto di interessi, ha deciso di non aspettare il ricorso, di eseguire subito la sentenza della Procura, e quindi il Palermo è stato retrocesso in Serie B all'ultimo posto. Non aspetteranno i playoff, ma a quel punto la cosa ancora più clamorosa è che il Foggia avrebbe dovuto da quart'ultima fare i playout con la Salernitana. La Salernitana è di proprietà di Lotito, il vicepresidente della Serie B è Massimo Mezzaroma, coproprietario della Salernitana. Quindi indovinate cosa è successo? Niente playout, una cosa che non si potrebbe fare, ma anche lo scorso anno. Sì, però ora c'è Gravina e non più ora il c'è commissario Gravina. straordinario, quindi se veramente, Sì, no, è cioè, chiaro, non io c'è più spero Fabbricini. ripristini un Cioè, ha po', detto bene lui, se anche Gravina fa passare questo, allora questo vuol dire, perché proprio no, lì c'è il Consiglio un Federale. pochino Però va bene, Gravina si è distaccato, si è dissociato da questa cosa, ha detto io avrei aspettato il secondo grado. Però non è che è intervenuto, cioè ha detto il Palermo può chiedere la sospensione, ma insomma non è che sia per adesso sia intervenuto. Comunque vedremo cosa succederà. Nel frattempo, comunque riguardando il quadro, quello che è certo è che le squadre retrocesse dalla Serie B non andranno nel girone del Siena. Se fosse così, Foggia e Palermo nel girone C e Padova e Carpi nel girone B, ad ogni modo il Carpi Bonaccini si è disimpegnato, ha promesso di lasciare, quindi il Carpi sarà chiaramente rimaneggiato e non credo farà lo squadrone. E anche se non fosse in questo modo, insomma, le altre sono Salernitana e Venezia che non riguardano il girone del Siena. Poi, passando alle promosse dalla D, le nove vincitrici dei gironi: Lecco, Como di Gentile, forse capocannoniere, ha segnato tantissimi gol, Arzignano Chiampo e Pergolettese allenate da due ex Siena, Di Donato e Contini Matteo, la Pianese che accogliamo con grande piacere per la prima volta nei professionisti, poi c'è il Cesena, Avellino, Picerno e Bari, e anche qui Bari, Avellino, Cesena, cioè le corazzate, vanno tutte in altri gironi, quindi alla fine, non so, faccio commentare Dopo anche questo. quest'anno sono venute Esatto, quest'anno sono venute tutte nel girone esatto. nostro, Quindi insomma. mettiamo caso che una delle due promosse ai playoff potrebbe essere una tra Piacenza e Pisa, a quel punto Beh, c'è da augurarselo in c'è da questo augurarselo, senso. magari entrambe. Sì, Però ca sicuramente cambiano sì. le cose, cioè a questo punto non diventa più
il girone A, il girone delle corazzate. Ammesso che comunque venga fatto i gironi con lo sì. stesso criterio certo, di questa certo. stagione e soprattutto col numero di squadre di questa stagione, perché qui ogni anno fa storia a sé. Anche il Como ha un ex Siena sulla panchina, Banchini, è vero, vice allenatore di Cristiano Scazzola. E il Como potrebbe finire nel girone del Siena, effettivamente. Come Lecco. Come tutte e due, perché come, non credo se parino sì. due città che sono 20 chilometri. Sì. Di queste nove a occhio direi Lecco, Como e Pianese. La Pianese ritorna un derby nei professionisti, era tantissimo tempo no, che mancava. Primo derby, perché con il Poggi Bonzi era in C2, che era la quarta categoria. In terza serie non ha mai il Siena, non c'è mai stato due squadre della provincia di Siena che si sono affrontati. Io sono contento della promozione della Pianese. No, effettivamente insomma alla fine è una trasferta vicina rispetto a Lecco e Como, e poi potrebbe anche giocare a Siena, perché in ballo ci sono Siena, Grosseto, Arezzo. Siena e Grosseto sono le preferite dalla Pianese, ma a Grosseto non sembra che faccia piacere. Hanno detto andate a giocare a Siena, siete in provincia di Siena, andate a giocare a Siena. Quindi inizialmente, per via della ristrutturazione no, dello stadio di Piancastagnaio, Siena potrebbe ospitare ogni domenica una partita, in teoria. Ma staremo a vedere. Apriamo la finestra della rosa dei giocatori del Siena, perché andiamo a vedere intanto i giocatori che erano in prestito e quindi il prossimo anno, salvo eventuali accordi, non ci saranno. Due gli addii più pesanti, Contini che torna a Napoli e gli Ozzi al Sassuolo. Poi ci sono Imperiale che è dell'Empoli, Zanon della Fiorentina, Di Livio della Roma, Chiossi dell'Atalanta, Fabbro che torna al Chievo e poi il trio Sbrissa, Ciancigli, Ozzi al Sassuolo. Allora, è chiaro che Contini e gli Ozzi è impossibile rivederli per il semplice fatto che proveranno no, a collocarsi in Serie B, a avere un'occasione in Serie B. Quindi a questo punto direi che non so, l'affidamento sui terzini non si può fare. C'è l'incognita di Livio, che probabilmente non è stato neanche utilizzato fino in fondo. Ah, su Di Livio io all'inizio dell'anno c'ho un po' un debole, credevo che tecnicamente a livello soprattutto di esplosività, di rapidità fosse unico, fosse il migliore a questo punto di vista nel Siena. Non è stato utilizzato tantissimo, ha anche sprecato qualche chance di troppo, perché nonostante io apprezzi il giocatore, cioè durante l'anno in qualche partita decisiva ce l'ha avuta la possibilità di iniziare, di entrare a partita in corso, molto spesso non ha fatto benissimo, ha dimostrato di essere un po' fragile mentalmente, psicologicamente, è un po' acerbo, si vede, però sicuramente un giocatore poteva fare meglio, poteva essere sfruttato di più durante l'anno. Direi che Contini e gli Ozzi è sicuro al 100%, che il prossimo anno non saranno con Siena, ma non saranno in Serie C. Come ha detto Guido prima, cioè, perdiamo i due migliori giocatori, due giocatori che non so, numericamente non so quanto, ma ci hanno fatto guadagnare tanti punti in classifica, perché se abbiamo subito questi gol è perché spesso c'era Contini in porta, che qualche miracolo l'ha fatto durante la stagione. Gli Ozzi ti ha risolto un sacco di partite, e non solo a livello di gol, cioè soprattutto a livello di gol, ma poi era un giocatore straordinario per la categoria, perché era tecnico, perché era veloce, perché sapeva anche giocare per la squadra, sapeva cambiare il suo tipo di gioco a seconda della partita, giocava bene con chiunque nel reparto la maggior parte delle volte. Probabilmente è un giocatore che il prossimo anno non riuscirai a trovare, cioè credo sia quasi impossibile riuscire a scovare dal mercato un giocatore come Ettore Gliozzi. Certo, fa parte delle cose, ovviamente lui è giovane, quest'anno ha dimostrato tanto, è giusto che abbia la possibilità di fare il salto di categoria. Poi gli altri, sì, c'è qualche buon giocatore, c'è Fabbro che io l'ho sempre elogiato, perché un giocatore ha sempre dimostrato grande continuità, grande mentalità. Però diciamo nel complesso, a parte Contini e gli Ozzi, di insostituibile non c'è nessuno. Certo è, e forse poi ora tra poco ne parleremo meglio, ogni anno ti ritrovi a costruire la squadra e ogni anno è un po' un lanciare la moneta, perché per quanto tu possa essere capace, poi quando rifondi la squadra
devi essere anche un po' fortunato, no? Certo, purtroppo non sempre lo sei. Certo, questi sono i due gol che sono stati tolti a Ettore Liozzi, ne ha segnati 18 in tutto, considerando la Coppa Italia, i gol col Pontedera in Coppa Italia e i due gol tolti, quindi 15 ufficiali in campionato, uno di Coppa Italia e due col Propiacenza. E non sono affatto pochi, 18 gol. Continuiamo con le slide, andiamo a vedere invece i giocatori a fine contratto. Perché allora non sono in scadenza Melgrati, Esposito, Pedrelli, Cristiani, Boulevardi, Aramo. Belmonte avrebbe altri due anni, ma insomma si ipotizza una rescissione. Lorenzo, anche lì andrà fatta una valutazione su Belmonte, dovrà decidere se voler continuare a giocare, se è in grado di continuare a giocare, però è chiaro che insomma ma io credo che Belmonte ormai dopo un anno credo la sua carriera sia conclusa. Ci sarà da valutare se si andrà alla rescissione, cosa che però poteva già essere fatta ma che non è stata fatta. Quindi può darsi anche che la società stia pensando a un suo inserimento nello staff del settore giovanile o nello staff magari del prossimo allenatore, perché Belmonte dopo sei mesi che te non metti piede in campo puoi chiedere la rescissione, invece questo non è stato fatto, quindi ci può anche essere questa possibilità. Aramo è un giocatore che secondo me non verrà rinnovato il contratto, perché mi sembra che si ripercorra la stessa storia di Iapichino e Rondanini. Si è stato a parlare per quattro mesi, voglio dire, se c'era la volontà di rinnovare il contratto gli aveva rinnovato, siamo arrivati a fine campionato, poi che c'entra, può succedere di tutto. Secondo me anche Aramo era un giocatore importante, ha fatto tanti gol, quindi... Poi per il resto io non credo che si vada a cercare il rinnovo del contratto di... Guarda, secondo me forse più di Esposito il contratto io proverei a rinnovarlo, perché Esposito non ha mai giocato, quindi non si può sapere se... Sì, è stato, cioè chiaramente era titolare con l'Albissola, però... È giovane rispetto a Pedrelli e che dovunque è andato, escluso Siena, ha sempre giocato, compreso l'anno scorso a Catania, aveva fatto 17-18 partite. Però bisognerà vedere il primo tassello da sciogliere è quella della riconferma o meno di Mignani. Certo. E se non ci sarà la riconferma, chi sarà l'allenatore? È importante secondo me costruire la squadra insieme all'allenatore. Certamente, anche perché cioè, per dire, Cristiani era un fedelissimo di Mignani. Ora è difficile, Guido, riguardando anche quel gruppo di giocatori che si stanno per svincolare. È difficile andare a cercare di riconfermare, ma penso anche Boulevardi, perché alla fine, cioè, probabilmente se lo meriterebbe anche per l'impegno. Io un giocatore che terrei, però le valutazioni dovrà fare l'eventuale nuovo allenatore, perché cioè, magari dipenderà anche dal sistema di gioco. Io Boulevardi e Cristiani, se Cristiani magari poi fosse anche più fortunato dal punto di vista fisico, terrei. Su Aramo sono d'accordo, credo che sia un giocatore anche con un ingaggio piuttosto importante, magari ci saranno altre valutazioni. Secondo me ha reso, ma poteva rendere di più, perché c'ha una qualità, soprattutto nel mancino, che non è comune, poteva fare ancora meglio, però qualcosa insomma ha fatto. E poi non so, però sì, insomma sono d'accordo anch'io, la casella principale dell'allenatore. E spero che la società, insomma, indipendentemente da chi sarà diretta, visto che insomma, probabilmente non da Dolci, resterà invece il direttore della tecnica. Davide Vaira dovrebbe diventare il nuovo direttore sportivo. L'importante secondo me è farla, come diceva Lorenzo, più di concerto possibile con l'allenatore. Fermo restando che nel calcio e negli altri sport è un po' diverso, nel calcio a volte le società prendono quello che possono e che trovano, soprattutto in queste categorie, soprattutto se non sei Allegri o insomma allenatore di altissimo livello, che allora forse puoi indirizzare le scelte, però è importante concertarle maggiormente, perché prima di tutto si evitano equivoci sia tattici che tecnici, e perché poi insomma c'è maggiore chiarezza, c'è maggiore sicurezza dell'impiego dei giocatori, cosa che non sempre, però, in questi due anni, in alcuni momenti magari è mancato. L'identikit del nuovo allenatore, oggi il Corriere dello Sport ha fatto due nomi. Uno è Fabio Gallo, che era vicino a allenare il Siena, poi il Siena scelse nel ballottaggio proprio il mister Mignani due anni fa.
ma dovrebbe rimanere a Terni, alla Ternana, e l'altro, io non lo so, è un identico completamente opposto, Silvio Baldini, ma io penso sia, non so, Lorenzo te lo conosce anche bene, potrebbe conciliarsi? Io Silvio Baldini lo conosco bene, abbiamo passato anche una serata nel ritiro della Carrarese il giorno prima della partita con lui e Maccarone, una persona a cui io sono legatissimo, un allenatore eccezionale, che ottiene risultati importanti, anche se devo dire ha sempre vinto poco, cioè, a livello di campionato. Sì, però allenatore ci capisce pallone, e tecnicamente è di un altro pianeta, però io credo che Baldini sia legato a Carrara, cioè, non credo che lui sia andato a Carrara per rilanciarsi per poi andare a credo anche lui, nel momento in cui non viene riconfermato a Carrara, e la vedo difficile che non venga riconfermato, ritorna al mare da dove si trovava. Gallo credo abbia già rinnovato con la Ternana, ma poi Gallo era comunque legato a Dolci, perché era vinto era Como insieme a Como, che non credo che sia. Però la sensazione è che il Siena comunque ricercherà un profilo giovane, cioè non credo andrà a pescare un Tesser, un Boscaglia, che tra l'altro hanno già rinnovato e continueranno a sì, come profilo. Cioè, sono profili che chiedono uno squadrone, no? Una corazzata che stravinca il campionato, e il Siena non so se sarà in quelle condizioni. Ah, no. Non lo so. A me non è sinonimo sempre. Sarebbe un allenatore esperto. Cioè, no, è chiaro. Nell'eventuale dopo Mignani, a me piacerebbe un allenatore esperto, un allenatore che magari ha già vinto qualche campionato. Poi è chiaro. Certo. Però molto dipenderà dal budget. Insomma, gli esatto. Obiettivi, no? Della società. Perché l'allenatore che ha allenato una due, all'Arezzo gli andava bene, perché D'Accanto benissimo, una squadra giovanissima, D'Accanto allenava la primavera di Juventus, non è che allenava, sì, aveva allenato quando il Siena era in B con Conte il Padova, no? Aveva avuto delle esperienze, però poi si era dedicata ai giovani, sì, tra Verona e Juventus mi pare. Chiudiamo con l'ultima slide, poi anche perché siamo in ritardissimo, con i giocatori sotto contratto, ma anche i giocatori che torneranno dai prestiti. Sotto contratto abbiamo in difesa D'Ambrosio fino al 2021, poi Rossi e Romagnoli fino al Rossi 2020, Romagnoli 2021, Gerli, che è quello con il contratto più lungo 2022, Vassallo e Arrigoni 2020, e poi Guberti l'abbiamo messo tra gli attaccanti visto che c'era più spazio 2020, e Cesarini lo stesso anno di scadenza. Rientrano dai prestiti da valutare Lomolino, Brumatto e De Santis, che sono tre terzini. Lomolino ha fatto 9 presenze a Trapani, Brumatto 12 a Siena e poi da gennaio in poi 17, di cui 16 da titolare a Rieti con un gol. De Santis 4 presenze ma solo una da titolare a Monza. Damian 21 presenze di cui 6 da titolare col Pordenone. Ha vinto un campionato comunque, anche se non dal proprio protagonista. Campagnacci 25 presenze ma 9 solo da titolare. Giudizio rapido, Lapo, si riparte intanto non da tutti ovviamente, perché la storia ha dimostrato anche lo scorso anno che i rientri dai prestiti sono stati poi riparcheggiati, no? Penso a Doninelli per esempio, però insomma da cosa riparte il Siena? Meno male c'è il centrocampo da dire, perché Gerli, Vassallo, Arrigoni sicuramente sono un trio di un livello alto per questa categoria, ed è l'unico reparto direi che parte a qualche certezza, perché poi la difesa ne abbiamo parlato tutto il tempo, in attacco c'è l'incognita dalla parte Guberti, che c'è da vedere quanto carburante ha ancora, perché già in questo finale di campionato un po' scarseggiava. Cesarini, che lo esaltiamo da un anno e ancora praticamente non l'abbiamo visto giocare, certo. Per quanto riguarda poi i rientranti, io direi che l'unico potenzialmente è Brumat, che può avere una seconda chance in virtù soprattutto di come hanno fatto i terzini quest'anno. Gli altri sinceramente io non li considero per la ricostruzione insieme, però. Sì, forse anche Damian viene da... Damian e De Santis, però su quelli hanno il contratto più lungo, hanno altri due anni, mi sa, entrambi. Sì, Damian nel senso ha giocato poco a livello di minutaggio, però anche a Siena ha dimostrato di poter fare magari il quinto, sesto. Lo puoi avere, cioè, insomma, c'è di peggio. Il quinto, sesto, assolutamente. Fa la mezzala al regista. Bisogna dire che noi attualmente a Siena ha 8 giocatori sotto contratto, ma sono 8 titolari. Sono potenzialmente 8 degli 11 titolari. È vero, questo è vero. Quindi
E su questo, sulla ricostruzione della rosa, questo è importante secondo me. Certo. Perché quando lì ci ha messo un portiere e due attaccanti, se sono importanti, la rosa è già competitiva. Poi ci devi mettere le riserve, che secondo me quando si costruisce una squadra e deve essere importante il ruolo che uno viene a Siena. Guarda, te vieni a Siena per giocarti il posto, oppure te vieni a Siena per fare la riserva. Certo. Perché quando sei chiaro dall'inizio, se poi va in panchina. Quest'anno invece secondo me la cosa non ha agevolato tanto Mignani, è che te erano arrivati a Siena 15 giocatori, 16, tutti potenzialmente titolari, e venuti a Siena per giocare. Nel momento in cui sono andati in panchina, anche Cuberti quest'anno doveva fare un ruolo che doveva entrare nell'ultima mezz'ora, 20 minuti, che secondo me non l'ha più fatto nella seconda parte di stagione. Non l'ha più fatto perché ha minacciato di andare a Reggio Calabria, ma il suo ruolo è quello di entrare l'ultima mezz'ora quando gli altri sono a corto di fiato, e Gubetti può, con la sua tecnica, può essere uno e fa la differenza, insomma. Certamente. Allora, sono argomenti che verranno affrontati nel corso di queste settimane. Noi purtroppo siamo in chiusura di questa puntata di Studio Robur, insomma, torneremo il prossimo anno, ma ci faremo sentire nel corso di queste di questo periodo in cui avverranno tante situazioni, magari non questa settimana, ma dalla prossima si capirà già il futuro di Michele Mignani e chi sarà magari il nuovo allenatore. Io ringrazio i miei ospiti, grazie a Guido De Leo della Nazione, Lorenzo Mulinaccio di Fedelissimi, grazie a te. Lapo Cinelli, grazie a te Giuseppe, e ringrazio anche gli altri compagni di viaggio di questa trasmissione, ovvero Giulio Crocini per soprattutto le trasferte in tutta Italia, soprattutto al nord, e Marion Comici per la messa in onda e Leonardo Vigni in regia. Grazie a tutta la staff e la redazione di Canale 3, insomma, per aver permesso questo di mandare in onda Studio Robur. Noi ci vediamo con Studio Robur il prossimo anno, ma nel frattempo, come specificato prima, ci saranno tanti avvenimenti che riguarderanno la Robur in questo periodo in cui purtroppo altre giocheranno i playoff, ma anche dopo, a cominciare da luglio con il ritiro e poi con il calciomercato, che fa sempre appassionare ai tifosi. Non resta che augurarvi una buona serata, è davvero tutto, e un buon proseguimento su Canale 3.